fatto un viaggio da sola. La terapia è lo spazio-tempo dove ci sei tu con te stesso, dove chi è importante sei solo tu. È un viaggio in cui parti da sola, ma non arriverai sola, perché c'è lei con te, la tua psicoterapeuta. All'inizio sì, ti mette soggezione, è una figura storicamente mistificata che pensavi riuscisse a capirti al primo sguardo e potesse svelarti i reconditi segreti sui meccanismi della mente. Sbagliato. È piuttosto la compagna di viaggio tra le più pazienti che esista. Si mette al tuo fianco e ti accompagna, mentre tu, pur non distogliendo mai il tuo sguardo e il tuo pensiero da lei, lotti, sbagli, cadi, ti alzi, ricadi e ti rialzi innumerevoli volte fino a che non trovi la strada giusta, quella che ti fa sentire vicino a casa e non diventi ciò che sei davvero. Per ciascuno questo viaggio avrà sfondi, luoghi, tappe, incontri unici e sarà diverso dagli altri, ma avrà un elemento comune per tutti quelli che decideranno di intraprenderlo. Diventerà infatti il dono più prezioso che ci si possa regalare. E ognuno, con il proprio compagno di viaggio, instaurerà il rapporto più difficile che si possa costruire, ma anche tra i più profondi e veri che si possono sperimentare. Presentiamo la dottoressa Alessandra Parentela, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Michela Longo, consulente ambientale. Due lavori diversi, due persone diverse che decidono di scrivere un libro a quattro mani, cosa peraltro molto difficile. Il libro è questo, come potete vedere un po' ovunque, dal titolo Un viaggio chiamato psicoterapia, storia di un percorso difficile, emozionante e a tratti ironico. Tre parole importanti che possiamo vedere qua, difficile, emozionante e ironico. Quindi qualcosa che ha a che fare con le emozioni, partirei dalla dottoressa Parentela. Quindi perché sono state scelte esattamente queste tre parole. Mica è stata una paziente difficile, un ex paziente difficile, perché bisogna anche puntualizzare questo, ovviamente non è più questa caratteristica di paziente, bensì ex. Miki all'inizio ragionava con un'unica emozione, queste sono le emozioni che ho preso da Inside Out. Io a Miki una volta ho messo davanti in studio queste cinque statuine e ho detto: vedi, queste cinque, secondo te, quale sei tu? E gli ho messo davanti paura, che è quella seconda, e ho detto: tu sei questa, tu stai ragionando con questa e non stai dando spazio alle altre. E finché tu continui a far dominare l'unica emozione nella tua vita, questo non ti permette di goderti appieno anche delle altre, perché poi abbiamo anche gioia e tristezza, ma va bene, perché noi abbiamo gioia perché sappiamo che non siamo tristi. Siamo tristi perché sappiamo che non stiamo godendo di qualcosa, quindi riuscire a dare spazio a tutte le emozioni ci permette di anche non ammalarci, perché le emozioni che vengono represse poi alla fine si scaricano nel corpo con le varie patologie, con le varie problematiche, come sono le psicosomatiche. Vivere le emozioni ci permette di esternarle, viverle appieno e capire chi siamo veramente, perché diventa ciò che sei alla base del mio modo di fare terapia e del mio percorso. Vuoi aggiungere qualcosa? Hai parlato tu, sempre tu. No, io ricordo molto bene quando mi mise davanti questa statuina, mi disse, come sempre, con la sua modo molto diretto: guarda, quella è la più brutta, quella che ti assomiglia anche, perché sei magra e impiccata con gli occhi la palla, e quindi vedi di fare qualcosa effettivamente, no, per questo. Però mi è servito perché mi ha fatto effettivamente capire, io sono un po' dura di comprendonio, quindi ho bisogno di vedere e toccare le cose. Questo escamotage, diciamo, mi ha fatto capire che effettivamente quella era un po' l'emozione che assolutamente dominava nella mia vita, e quindi dovevo un po' ripensare, ma effettivamente non era una cosa che io avevo consapevolizzato, e da quel momento lì è stata un po' una svolta, perché
ho cominciato a imparare a dar spazio anche ad altre, insomma, emozioni. Non so se ci assomiglio ancora. Un giorno un uomo, attraversando la foresta, trovò un bambinotto, lo portò a casa e lo mise nel pollaio, dove imparò presto a beccare mangime delle galline e a comportarsi come loro. In seguito un naturalista che si trovò a passare di là chiese come mai un'aquila, la regina degli uccelli, si fosse ridotta a vivere con le galline nel pollaio. Perché l'ho nutrita con mangime di gallina e le ho insegnato a essere una gallina. E non ha mai imparato a volare, replicò il proprietario. Si comporta come una gallina e dunque non è più un'aquila. Tuttavia, insistette il naturalista, possiede ancora il cuore di un'aquila e può certamente imparare a volare. Andò a prendere l'aquila e la portò in cima ad una montagna. Lì sollevò in alto la regina degli uccelli e cercò di incoraggiarla dicendo: sei un'aquila, appartieni al cielo e alla terra, apri ora le tue ali e vola. L'aquila si guardò intorno, guardò in giù verso il pollaio, guardò in su verso il cielo, ma non volò ancora. Allora il naturalista la sollevò verso il sole e l'aquila cominciò a tremare e piano piano aprì le ali. Infine, con un grido trionfante, spiccò il volo verso il cielo. Proprio come l'aquila, chi ha imparato a considerarsi come in realtà non è, può prendere una nuova decisione e vivere secondo le proprie reali potenzialità di vincere. Ma tornando a noi, allora abbiamo parlato delle tre famose paroline utilizzate nel titolo, ma ne manca uno. Allora, abbiamo parlato del difficile, dell'emozionante, ma manca l'ironico. Quindi perché è ironico? Diciamo che nel mio percorso ci siamo comunque ritrovate ad avere, a scoprire di avere un po' una stessa ironia, no? E quindi questo, abbiamo questa capacità di ironizzare sulle cose, e l'ironia è stata protagonista delle mie sedute, anzi è stato sempre quell'elemento anche lì che mi ha fatto scattare, diceva: ah, però allora, cioè, è brava questa, nel senso, dice giusto le cose. E allora io capivo cosa mi stava dicendo a forza di con la mia testardaggine, appunto, e andavo oltre, quindi assolutamente. E poi soprattutto ci si rideva sopra, e quando ridevamo sopra determinati concetti che prima erano stati anche magari per me tormentati, li capivo che insomma li stavo affrontando, quindi assolutamente l'ironia è protagonista del mio viaggio. Anche perché l'ironia è importantissimo, l'ironia serve molto anche a superare tanti problemi, non necessariamente dobbiamo sempre accanirci in modo diverso, tante volte ironizzare sulle problematiche ci permette anche di superarle e di trovare delle soluzioni diverse. Ecco che l'ironia diventa anche fondamentale. Poi con te ho dovuto sempre anche molto sperimentare le cose in modo tangibile, perché tu capissi quello che stavamo facendo, quindi mi sono sempre dovuta inventare delle soluzioni diverse o comunque dei modi diversi per farti capire come stavamo affrontando il lavoro, che percorso stavamo facendo e che risultati avremmo dovuto ottenere. Ecco che quindi l'ironia in questo senso è servita molto. Una sorta di abito su misura, quindi per Michela. Allora, per Michela è stata una sorta di abito su misura, ma la terapia deve essere un abito su misura. D'altronde, quando andiamo da un sarto, non è che fa lo stesso vestito a tutti. Ognuno di noi ha un abito che deve calzare su misura, e anche la psicoterapia bisogna far sì che calzi,
perché ogni persona è diversa e di conseguenza il modo di fare psicoterapia deve cambiare in base a chi ci troviamo davanti. Io vorrei fare un'ultima domanda, anzi due in una. Chi si trova ad avere proprio il libro in mano? E poi a cosa pensate che possa servire? Quale dono porta con sé alle persone che lo riceveranno? Allora, il libro è stata una grande emozione, senz'altro gioia, se la rimettiamo lì davanti, è quella che fa capolino, perché è il frutto di un lavoro svolto insieme e è stato anche divertente farlo, proprio perché ci siamo comunque confrontate molto e quindi la gioia è una cosa che scatena assolutamente l'aver prodotto questo libro. Poi l'obiettivo, a mio avviso, è proprio quello di emozionare le persone, cioè che siamo domandate che cosa, che messaggio, no? Volevamo trasmettere, o comunque effettivamente, visto che abbiamo parlato tanto stasera di queste emozioni, sostanzialmente in una parola è emozionare, insomma, cioè se le persone si emozionano quando leggono quello che abbiamo scritto, già è un bel risultato per noi. L'editore ha voluto fortemente il loro libro, io ho voluto fortemente la copertina, quindi questo libro è stato scelto da un editore su 500 testi di quel mese, quindi vale veramente la pena e credo che si meritino un applauso. Psicoterapia sono dei viaggi. Questo è stato un viaggio anche ironico, per certi versi simpatico, dove ho ricavato il meglio e dove è uscito il meglio. Quello che volevo dire invece è questo: la cosa simpatica del libro mi ha sempre al sogno fatto sul sasso dove lei è stata schiacciata nel sogno, perché non c'eravamo spinti, tutti eravamo spinti con questo sasso, perché bisognava andare assolutamente al sasso a fare terapia. Non posso quindi venire al sasso a fare terapia, sono la tua psicoterapeuta, mi hanno insegnato che ci sono dei canoni, dei limiti, il setting terapeutico è qua dentro, in queste quattro mura, non posso venire con te al sasso. Non c'è stato verso, continuava a portarmi ogni volta questo sasso, arrivava il lunedì sera, io talvolta facevo fatica ad aprire la porta pur di non vederla perché l'avrei vista già corrucciata, che mi avrebbe chiesto che doveva andare al sasso a fare terapia con me. Allora cosa è successo? Questa ve la racconto perché è carina. Una sera la vedo arrivare con un pacchetto. No, peggio. Mi arriva con questo pacchetto fatto e portato un regalo. Apro questo regalo. Sai cos'era? Un quadro con tutte le figure riprese in tutti i modi di questo sasso a sottomarina, ripreso da tutti i punti di vista. E io ce l'ho appeso in studio. Allora Maometto non va alla montagna, la montagna è arrivata da Maometto, io ho il sasso in studio. Quindi questo parliamone, questa è stata Mimi. Dottoressa, lei è andata in terapia dopo Mimi? Io sono andata in terapia e io cerco un altro psicoterapeuta perché non ne ho più uno e quindi faccio un appello. Sono in sala, sono in terapeuta. Io cerco uno. Qualche altra domanda? Ce l'ho una domanda, possibile. Volevo chiedere alle scrittrici, lo scrivere questo libro è stato più emozionante, difficile o ironico? Scriverlo in sé non è stato difficile, secondo me. Io non ho stato difficile tutto quello che c'è stato dopo, perché mentre per il libro comunque... Ma il libro non è difficile, se è difficile. Mi ha chiesto se scrive, dice, sto scrivendo, e sicuramente è stato emozionante perché comunque quando lei mi disse ma sai, scriviamo sto libro assieme, cosa sta dicendo? E quindi quella è stata una forte emozione, poi è venuto molto molto naturale, devo dire. Però ci posso interrompere? Siccome no. L'idea del libro, se siete interessati a quando ci è venuta l'idea del libro, perché con lei
è quando lei ha scritto quella parte iniziale che hai letto tu, Stefania, sul viaggio. E una volta che è andata in studio con questa parte, caspita, è riuscita a esprimere con delle parole splendide cosa significa fare un percorso di psicoterapia e cos'è lo psicoterapeuta. E quindi lì c'è stato il flash: perché non rendere partecipi le persone di questa cosa? Perché non riuscire a fare un libro a quattro mani che non mi pare che ci sia, che dovesse... È difficilissimo, una delle cose più difficili è fare libri a quattro mani, quindi o siamo molto feeling o è una delle cose più complicate, perché le altre due mani dovrebbe metterle solo l'editor. Quando si scrive un libro a quattro mani diventano sei, non si dorme la notte, ve lo posso assicurare, quindi è stato difficile certamente. Quindi, grazie a tutti, grazie per aver partecipato, siete un pubblico davvero meraviglioso, mi ricorderò di voi e spero di tornare presto, perché davvero complimenti, fatemi un applauso.